amici di Un Pod per Due, stavamo scegliendo i colori per la cucina e invece Steelwool ha deciso di droppare il suo trailer del Ponte 2. Grazie Steelwool! Oh, vibes da pizzeria simulator. Da morire. Tantissimo. Il primo giorno può darti ansia. You better know me, lobotomy. Ma noi siamo differenti e noi investiamo in te, ok? Oh. Guarda! Customer service, stiamo parlando dei nachos. Mettiamo a posto le schede. Safety and security con Elpi. Il memory. Oddio, no. Bellissimo il testo. Guarda, c'è Chica il cartonato. Il cartonato di Chica. Poi qua. Ah, che cosa carina. Già, perché? I paper poles. Sun. Ok, Waka Bon. Quello che avevamo visto con Dooku. Ok, carousel. Ma quante Ballora. Cose Ballora che se la gira e ok, questo l'avevamo visto. No, ma che ansia. DJ Music Man. Oh, ma quello Drapper. Se ma ah, Glamrock. Ma un sacco di roba. Music Man ancora. Era Baby. Oh. Oh. Ah, vabbè, figata. È pieno di roba. Help Wanted. Help Wanted 2. 2. Accettiamo candidature per scatoli. Per dicembre 2023. Beh. Presentation. Io direi che ci candidiamo. Oltretutto, abbiamo letto poc'anzi su un post di Johnny Blocks che ha condiviso il post del blog di PlayStation che la data ufficiale non solo è dicembre, ma è il 14 dicembre. Sei! Quindi manca veramente poco, meno di un mese. Cioè, sì? Così, non hanno buttato fuori il trailer. Boh, come io sto buttando fuori Sakura. Ci sta. Abbiamo fatto una prima visione, ovviamente adesso è il momento di andare ad analizzare e trovare tutto ciò che c'è da trovare. Maledizione. Allora, l'introduzione, dicevamo, è molto simile a Pizzeria Simulator. Uguale. Con la sola differenza che in Pizzeria Simulator eravamo noi ad aprire la nostra attività. Qua invece sembra che praticamente sia Fazbear stessa a investire in noi, a prenderci con lei per darci un lavoro. Ci sta assumendo. Lobotomy. It's different. We are. Ok. Esatto, esattamente. Guarda, fermati. Phaser Blast. Con tutto un ufficio che sembra proprio quello del cos'è? Quello del primo? Un misto di roba, sì. Comunque sì, però non è ci un sono ufficio i vetri, vero, è tipo un... È una... Allora, c'è dentro un sacco di elementi, diciamo, ed è tipo uno stand, perché davanti poi c'è tutta questa struttura in legno. Tra l'altro questo sembra un albero del DLC di Dreadbear. È vero, un sacchissimo. Ma questo non sembra mica quello che c'era all'interno dello stand di Steelwool quando è andata ad esporre. È vero, è lo stesso. Quindi avevano praticamente fatto un pezzo di El Pointed nella vita vera. E c'era Circus Baby. C'era Circus Baby con la faccia aperta, che c'era la testa aperta. Ok, andiamo oltre. Ci sono i disegni, Celebrate, bellissimo. Wow! Capitan Foxy. No, ma torna indietro. Capitan Foxy che nella sua nave praticamente. Ma è alto come me. È bellissimo. Ma sembra o un prize counter, quindi praticamente hai finito la giostra e prendi il premio. No, secondo me tu stai entrando nella giostra qui. Ma questa potrebbe mica essere la giostra che c'era all'interno del Pizzaplex? Che era coi tronchi. Era diverso. Ma non lo sappiamo se ci abbiamo un tronco. C'era un ride sotto, comunque, però c'erano i tronchi che dopo scivolavano e li ritrovavamo poi che erano caduti malissimo, dove c'è Monty che si butta per terra. Però era oggettivamente Pirate Foxy, Era Pirate Foxy quello che la gestiva, però non vedevamo praticamente niente, quindi... Perché era chiusa l'attrazione. Era chiusa, sì, non ci potevi salire, però potevi solo entrare tipo nell'atrio. Ok. To find your lane. What interests you? Qua diamo il cibo. Qua diamo da mangiare. Cioè, portiamo le robe. Diamo le robe agli staffbot. Ti prepariamo le cose che loro dovranno portare da mangiare. No, Roxas, a proposito di cucina, io voglio quel timer. Molto bello. Oddio, ma guarda anche chiaramente che bello. Il messicano, giustamente. Il vassoio con Glamrock. Che friend. Bello. Quindi, ma noi qual è il nostro ruolo? Cioè, loro ci stanno assumendo.
in qualità di... Ma qua dice per fare, penso, diverse cose, dal supporto tecnico, mi pare di aver capito, prima avevamo visto che mettevamo a posto le schede, appunto, fino a dar letteralmente da mangiare alla gente. Comunque, cioè, guarda lì a destra, è il Pizzaplex. Sì, sì, è il Pizzaplex. Ma è una simulazione del Pizzaplex o è il Pizzaplex? No, quello è proprio il Pizzaplex, questo secondo è l'ingresso, sì, del chip. Di là a sinistra dovremmo avere l'arcade. Quindi siamo all'interno delle attrazioni del Pizzaplex e dobbiamo testarle? Perché non capisco. Vabbè, perché qua siamo già in attività, qua c'è gli staff, ti stiamo dando la roba da mangiare, da portare a qualcuno. Sarà tutto vero oppure no, oddio! Però, vediamo come va avanti. Technical support, appunto. Okay. Safety and security, c'è helping, safety and security. Che cosa che stiamo facendo, Helping? Sta mettendo una maschera tipo quella di Hannibal. No, questo non me lo dovevano il fare. Il memory, non il memo. Che oltretutto si svolge all'interno della stanza che c'era nel parts and service. Quella, il daycare degli Endo. Dove quella loro, stanza! Perché nel daycare generale che conosciamo tutti non c'erano endoscheletri. Qua c'erano tutti quegli Endo, lui ha tutti quei cavi, come se dovesse venire istruito giocando a memory da noi, come se noi fossimo quelli che devono allenare le intelligenze artificiali in questo particolare livello. Oh. E il posto è indiscutibilmente quello, c'è anche il plush di Moon. Ma avete capito quale intende? Quando andavamo praticamente sotto, quando dove c'erano i corridoi, trovavamo il badge di sicurezza all'interno del parts and service, che poi dopo c'erano gli Endo che ci seguivano se ci giravamo. Quando noi non li... Esatto. Ok, quindi non è il Plaker, ma è la stanza di Beta Plaker, dove sembra che l'asilo degli Endo, tipo dove c'era Freddy che aveva la sua crisi di coscienza, dicendo allora se non sono unico non sono arte. Perché scegliere proprio questa stanza? A me intriga parecchio. Questo invece... Vabbè, ma questo c'era all'interno di Ruin, questo cartonato, sia Chica, sia Foffi volante. Cioè, volante, qualcosa volante, quello. No, è l'azzo. Ah, guarda Helpy. E c'è Helpy lì, che è uguale a una di quelle miniature che vediamo in Ruin quando ci parla, tipo. Questa, anche questa è un'attrazione dismessa. Questa è quella che avevamo visto, poi dopo i pezzi erano sparsi, mi pare, perché Chica era da tutt'altra parte, però è oggettivamente un'attrazione che avevamo visto. Ragazzi, io sono confusa, non so se siamo davvero qua oppure no, se no che senso ha assumere una persona per fargli giocare delle attrazioni che non esistono più? Ma poi qua ci sono degli animali, tipo un riccio, c'è un riccio, c'è un'oca delle col piccolo. Perché vedo delle capre? Solo io le vedo le capre. Dove dice? Sono le persone dietro. Sono le persone dietro che sono felici e fanno tipo le corna. Esultano. Sono a un concerto. Perché dovrebbero? E tu gli devi... No, magari li dovrai mancare. No, però questa deve essere la stessa giostra, perché questi hanno i colori che si vedevano all'entrata di Foxy. Eh sì, quindi la è la ride. Va. È ride, esatto. Ed è tutto tema western. Torta di compleanno, anche qua c'è un riferimento ai Pizzaplex, ai Tales from the Pizzaplex, perché appunto Chica in queste vesti era oggettivamente descritta proprio nei Tales from the Pizzaplex, c'è. Nel racconto, se non mi ricordo male, in Under Construction. E c'è una torta, quindi potrebbe simboleggiare il discorso del compleanno, ed è un riferimento che ho molto gradito. Tra l'altro, fermo un attimo, Monty. Non c'è Monty. Non l'abbiamo visto, a meno che non ci sia sfuggito. Andiamo a non vedere. Non l'abbiamo proprio visto Monty. Oddio, voglio questa palette, che so cos'è una palette, hai visto? Io che continuo carina. A chiedermi perché qualcuno dovrebbe truccare Roxy. Perché è adorabile, che domande ti fai? Sì, quando capito, vuoi rilassarti, ma... trucchi Roxy. Ma noi siamo uno che lavora lì. Per cosa la stiamo preparando? Per uno show. Ma col diadema dell'Orient Express lì. No, è il diadema western. No. È tutto a tema western, dici? Molto. Che bella che è quella pistola! Qua dobbiamo... attrezzare il paper poll, tra l'altro inquietantissimo, con dietro Sun che dice: se non gli attacchi l'orecchia giusta io ti stacco le tue orecchie. No dai, non credo, però vediamo se ci sono altri. Questo dettagli. È Bonka Bomb done. Da cosa c'è? No, niente, done. È il braccio, c'è un altro timer, niente di che. Comunque, ok, Wakabon, quello che avevamo bellissimo. Già visto nel gameplay di Doku, tra e l'altro con l'arcade che glitchava. Vero. Sullo sfondo, che qua adesso non si vede probabilmente, ma nel gameplay di Doku della demo c'era un arcade che glitchava. E questo aspetta, è quello stage di prima. Guarda un attimo a sinistra, per favore. Esatto, vai.
C'è qualcuno che ci indica. C'è qualcuno che ci sta indicando la zona. Dove sparare, tipo. Sì. E poi, esatto, stia sparando i palloncini. Ma cosa che cosa ha in bocca? Co... Ragazzi, si capisce. C'è ex. Scritto eggs. Io leggo Calamity X. Io leggo Calamity, però. Calamity X, ma non penso che sia un qualcosa. Beh, c'è un Elpi molto incazzato dietro, però. Sì, no, c'è dietro un Elpi incazzatissimo. Ma soprattutto, però... cosa gli esce dalla bocca, scusami, la schiuma? Abbiamo... Cos'è, si sta facendo la barba? Cos'è? Qui abbiamo gli snack, come nel Pointed. Ok. Lui è stretto in una morsa. Va bene, perché c'è del fumo? Pickle popcorn. Ah, quindi cetriolini popcorn. E popcorn. Cioè, gli abbiamo fatto i popcorn in testa, bocca? Tipo. Ma ecco perché è fattissimo. Ma che faccia l'ha preso bene? Ma cosa ci sarà scritto? Calamity egg, no. Cemetery eggs. Sì, ma poi cosa abbiamo in mano? Un seghetto? Sì! Ma è un seghetto. Perché dobbiamo fare a fette? Perché non ha il piede? Non ha la zampa. E oltretutto lo stiamo tagliando. Ok, qua c'è da mettere a posto le schede, tra l'altro in questa facilissimo. Cosa di mettere i fusibili all'interno del carosello, ok. Sarà difficilissimo, bellissimo. Dio santo. Bellissimo. Guarda, c'è Moon e c'è guarda. Mangle. C'è. Potrebbe essere Mangle, se solo capissi, se si vedesse un po' meglio. Ragazzi, è Mangle? Guarda, boh, bello. Qua abbiamo okay. Un classico flop. Le bombole! È la sister location. Vabbè, allora sì. È proprio la sister location. E vuoi vedere che qua c'è Ballora, allora? Eh sì, lei adesso arriva e gira. E vabbè. E lì ci sono c'è gli altri... Endo? No, è il Mimic quello. No, è il Mimic, ragazzi! Ma che Endo? Quello è il Mimic, raga. Cioè... No, vabbè, magari ci vedo io, sono un cretino. No, è il Mimic. Ma quello è il Mimic. Cioè, quello è un Endo normalissimo. C'è l'Endo normale di là, ma quello... Infatti a lui brillano gli occhi. Ma lei c'ha... Il... No. Ma così? Vabbè. Ma vabbè. Le gambe poi come messo? Anche a me sembra un botto lui. Però boh. Vabbè, ma allora location. Che adesso guarda che gira e ci dà tipo esatto, un tipo calcio Chuck rotante. Norris. Boom. Cioè tira una secca contro la porta. Che dolore. Ok, Funtime Freddy. Va bene. I fusibili di Music Man. Bellissimo. Ecco, infatti. Infatti c'era Dredber. Ed era lui che ci stava indicando allora. Fa vedere. È il suo, la sua mano era. Sì. Ragazzi, sì. Boom! Ma perché si può avvicinare? Tipo. No, lui indica qualcosa no. Qua. Giallo, verde, rosso. Ah, è vero, tipo una ruota. Sì, stai attento che si sta avvicinando. Sei safe, non sei safe. Può essere. Vuoi vedere? Circus Baby Plush. È una scatola. Un mediocre. Così. A lei spariamo in pratica. Ok. Glamrock e poi Freddy. C'è Glamrock Freddy. Senza occhi. Sì. Boia. Che male, gli hai messo quasi un dito nell'occhio. Ci credo che sei incazzato. Ma gli voleva premere il nasino. Ha sbagliato. E questo? Torna indietro un attimo. E qua c'è un sole con delle nuvole. Perché dovrebbero farci vedere e un basta. Frame con un sole e delle nuvole. Sembra un cerchietto. Un'entrata... Sì, è come se stessi passando sotto un arco di qualche cosa. E poi questo è solamente per questo, cioè questa scena è cambiata solo per farti farci vedere questo. Che ci hanno messo il sole con le nuvole. No, ma magari qua, boh, non so se aumentando la luminosità no, di no, ma magari frame, qua, boh. Magari aumentando la luminosità vediamo qualcosa, però non lo so, bisognerebbe tentare. E poi c'è DJ Music Man, preso malissimo, che ce l'ha con noi per qualche motivo anche prima e guarda indietro. C'è sempre avuta con noi, sono i bidoni. No, dei poster. Che bello. Sempre nel Pizzaplex. Sempre nel Pizzaplex. Pepper's Pickle Popcorn e Pepper's Scrap Pickle Baby. Popcorn. C'è Scrap Baby lì, oggettivamente. Ah, che proprio. Esce da un condotto. Aspetta, tipo... ma quelli perché cosa? C'hai i fari, tipo. E boh, c'ha due luci. C'hai i fari. Non mi ricordavo avesse. Però c'è anche da dire che lei, così animata, non l'abbiamo mai vista. Cioè, mai. L'abbiamo vista in Pizzeria Simulator, ok, ma era comunque un contesto... diverso molto. Funtime Music Man, DJ Music Man, una roba che un nano inquietante ricorda vagamente
Mi ricorda vagamente un plush trap, anche per via dei denti. Per i denti, qua sono è rotti. Vero, ti stavo dicendo, cosa stai dicendo? È vero però, eh. Non al plush trap normale, a quello. Quello chaser. Esatto, plush trap chaser. E qua, ecco, vedi, bellissima, infatti è l'ambientazione di Sister Location. Sì, sì, con è totalmente Sister Location. Guarda la mappa. C'è i due corridoi, un vent che è quello di fronte a noi, mm-hmm, che porta una camera più grande. È come se fosse uno FNAF classico, però super semplificato per essere una minigame. Quale sia il nostro compito, vorrei capire. Quanta roba, raga, pieno, pieno di roba. E? Now accepting applications. Scrap Baby! Sì, c'hai i fari, guarda. Quanto okay, non, me la, sei non bella. Mi ricordavo questo dettaglio, però è veramente bella. E ragazzi, siamo riusciti, grazie a donazioni, sub e tutto quello che c'è stato sul canale Viola e anche qua su YouTube, siamo riusciti a prenderlo. Abbiamo il visore, finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Grazie. Non riesco più a passare. A tutti voi, siamo riusciti a prenderlo e porteremo quindi El Ponte 2 e non dovremo guardare tutti insieme i video degli altri. Perché? Ma potremo fare dei nostri video originali in cui provare il Ponte 2 nonché delle live. Perché io non lo volevo, ci saranno le live di Iteril che giocherà il Ponte 2, perché dopo tutto questo supporto il minimo che possiamo fare è far giocare Iteril con il VR il Ponte 2, soprattutto magari quando c'è Scrap Baby o DJ Music Man che è ancora più grande. Top raga, perfetto. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, grazie per averci aiutato a prendere il PSVR 2, perché ragazzi senza di voi eravamo completamente persi, soprattutto in questo periodo. Grazie per esservi iscritti al canale, perché ovviamente voi vi siete iscritti al canale in questo istante. Vi ringraziamo come al solito per essere stati qua con noi, vi ricordiamo appunto di iscrivervi, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di condividerlo con chi ancora non sapesse che sia uscito questo trailer, e noi ci vediamo ad un prossimo video.